Bentrovate e bentrovati dal vostro Andrea Cartotto. Un nuovo video per la mia rubrica Leggi con Cartotto, dedicato alle fatiche letterarie dell'amico e collega Luciano Villa. Luciano, docente di lettere nella scuola secondaria di primo grado, hop, ha dato alle stampe il suo volume di Pietra e di Sogno, di cui ho avuto il piacere di essere un crowdfunder, quindi di accompagnare Luciano ed il volume stesso alla sua reale nascita. Di Pietra e di Sogno, un bel volume che vi accompagnerà all'interno di un viaggio, è ambientato nel 1800 e coniuga il racconto dei personaggi inventati, ecco, dalla creatività di Luciano, come il tenente Moreau, alla scoperta e alla descrizione del territorio. Infatti il libro fa molti riferimenti ed è ambientato a Triora, delizioso borgo della Valle Argentina, per chi mi ascolta e guarda al di fuori, ecco, del territorio ligure. Triora, tra l'altro, che conoscerete anche facendo qualche ricerca in rete per i suoi legami in qualche misura con l'esoterismo, con il mondo delle streghe, e lascio poi a voi ulteriori ricerche e scoperte. Figlia mia, la porta sei tu e tu sei la chiave. La signora le dava forza, la sosteneva, la consigliava, la guidava, altrimenti le tenebre l'avrebbero già travolta. In quarta di copertina il lettore è accolto proprio da queste poche righe e da un esordio, appunto il 1812, che vede un ufficiale della gendarmeria imperiale giungere a Triora per la prima volta. Insomma, un volume storico, appassionante, con punte di thrilling, potremmo dire, Luciano, di cui vi consiglio, ecco, la lettura. Perché è bello immergerci con fantasia all'interno di storie che ci coinvolgano e che, come in una macchina del tempo, ci portino indietro negli anni e ci facciano immedesimare in personaggi affascinanti, lo scoprirete, di Pietra e di Sogno.